Ciao Francesco, Ciao Luca. come stai? Per gli ascoltatori che ci sentiranno nel futuro, mentirò dicendo che va tutto bene in questo 2020. Mentiamo spudoratamente. Mentiamo, 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 mentiamo. Vabbè, ma io sto registrando, sì, ragazzi, stiamo registrando oggi, puntata piena di avvenimenti, perché noi abbiamo sempre parlato di Vincenzo Russo, amico tuo, caro Francesco. Io lo vedrei bene a sindaco di Salerno, Vincenzo Russo. Vincenzo Russo, Per seguire la linea dei Vincenzi. come lo vedi? Bravo, bravo, bravo. Questo è per pochi. Ma Vincenzo Russo, caro Francesco, prima di andare in WCW, era in WWF, giusto? E ed era uno dei più grandi fautori della storyline che riguardava Austin e McMahon, giusto? Ma non solo. Esatto, era uno dei writer fondamentali per il successo dell'Attitude Era e della sua storyline più importante, no? Austin vs. McMahon. E di tutto quello che c'è di contorno. Di contorno c'è una storyline che coinvolge ben tre table, che sono la Ministry of Darkness, la Corporation, che poi diventerà Corporate Ministry, e la Union, ma soprattutto qual è proprio il culmine di questa storyline? La rivelazione, la La rivelazione. rivelazione. Allora, andiamo con calma. Anno di grazia 1998, perché questa storyline non inizia nel 99 come molti credono, bensì inizia nel 98 e inizia da qui. Undertaker e Kane a In Your House Breakdown, quindi nel settembre del 98, schienano nello stesso momento Stone Cold Steve Austin per vincere il titolo del mondo. Ma questa cosa non si può fare, caro Francesco. Allora cosa succede? Succede che il titolo diventa vacante. Ora, io voglio fare una considerazione con te. Austin il titolo lo aveva vinto a WrestleMania 14, a fine marzo, l'aveva perso a giugno al King of the Ring, l'aveva rivinto il giorno dopo e poi a settembre lo riperde. Questo a considerazione che non c'è bisogno di fare 74 mesi con il titolo, giusto, caro Francesco? Oh yes, E poi assolutamente sì. Dipende soprattutto dal personaggio. Esatto, determinati personaggi valgono di più se inseguono il titolo, no? Comunque Yes, andiamo avanti assolutamente. perché la storia è piena piena di roba. A un certo punto, vabbè, il mese dopo, Judgment Day, Undertaker contro Stone Cold, scusate, contro Kane, con Stone Cold arbitro speciale per il titolo. Ragazzi, guardate questo Taker. Che forse era il miglior taker di sempre, il più dark, no, Luca? Il più inquietante, però senza essere un po' ridicolo come quello dei primi anni 90, no? Beh, bello, sicuramente il miglior taker, diciamolo, visto che quando noi registriamo questo video è appena stato il trentennale della carriera di Taker. Esatto, Francesca, hai detto una grande cosa, perché qui Undertaker diventa satanico, cosa che Yes. non era mai stato prima, ma ci arriviamo, ci arriviamo. Francesco, in questo incontro, qui ci sono tantissime botte, botte, come direbbe Maccio Capatonda, torna Paul Bearer. Oh Torna. yeah. Perché era sparito, era scomparso. E cosa fa? Invece con la Il serie, manager storico di Undertaker. che però da un po' era con Kane, da quando ha rivelato al mondo l'esistenza di Kane. Cosa Che era fa? suo padre, Questo si no? scoprirà un Allora po' più avanti. il sì. Cosa fa Paul Bearer? Invece di colpire Undertaker con la sedia, colpisce Kane, riallineandosi quindi col suo vecchio protetto. Allora tu dici, ok, Undertaker vince il titolo? No, perché Austin va a una stunner a tutte e due e se ne va. Arriva Vince McMahon e gli dice per la prima volta sugli schermi televisivi, you're fired, sei licenziato. Ragazzi, in 2 mesi sono successe più cose
del tutto il 2019 e il 2020 attuale. Che in due anni. Esatto. Il giorno dopo a Raw, per la prima volta, si comincia a parlare di ministri, perché Undertaker si presenta con Paul Bearer sul ring e dice che Paul Bearer dice che lui ha usato Kane per riportare sulla retta via Undertaker, cioè quella via della cattiveria, eccetera, cioè perché Kane si era un po' afflosciato, diciamo così. E il ricordo di Katie Vick. Esatto. E Taker dice, anche ammette di essere stato lui ad appiccare il fuoco che ha bruciato Kane, perché Kane era un debole. Giusto? Yes. Cosa succede? Nella stessa sera Kane sfida Undertaker per un casket match. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? È una puntata di Raw clamorosa, clamorosa. Cosa succede? La cosa più bella, e qui c'è proprio la mano di Vince Russo, che in questo casket match, a un certo punto Undertaker sta per vincere, ma lui e Paul Bearer se ne vanno. Così, si prendono e se ne vanno. È sempre bello quando un wrestler se ne va. È sempre bello, mi piace sempre questa cosa. Non so. Se ne va, se prendono e se ne vanno. Intanto Shane McMahon cosa fa? Riassume Steve Austin, senza, non si sa con quale potere, che era stato licenziato da Vince McMahon, e si va alle Survivor Series del 98 con questo bellissimo torneo che vedrà in finale The Rock contro Mankind. E tu mi dirai, ma come mai non arriva Austin in finale? Austin non arriva in finale perché? Perché Undertaker lo attacca. In più, ti dico che il finale vedrà l'inizio della Corporation con la riedizione del Skull Job di Montreal, con cui The Rock fa la sharpshooter a Mankind e Vince McMahon, vabbè, la solita merda. Allora, cosa succede? I due, insomma, inizia un feud tra Undertaker e Stone Cold. Cosa succede? Inizia a vedersi anche a Raw, anche Stephanie McMahon, che non si era mai vista fino a quel punto. Undertaker cosa fa? Undertaker attacca con una, come si chiama, la zappa, quella per fare le a zappa, con una zappa attacca Stone Cold. Arriveranno molte critiche che diranno che tu sei un intellettuale che non sa come ha fatto una zappa. No, perché pensavo che mi definissero radical chic, perché non mi ricordo i termini in italiano, che pure potrebbe essere un argomento di discussione. Allora, ragazzi, adesso state attenti qua. Allora, cosa succede? Kane cerca di aiutare Stone Cold in questi attacchi Undertaker, ma Kane è inseguito da dei dipendenti di un manicomio. Che ci riporta in quegli anni al bellissimo episodio di Nitro in cui Ric Flair va al manicomio. Andatevelo a vedere tra i nostri video. Allora, cosa succede? Kane è inseguito da questi buzzurri che gli vogliono mettere una camicia di forza. E allora, cosa succede? Per i nostri fan che sono sicuramente acculturati, vi ricordo la scena in cui Bud Spencer viene inseguito da quelli del manicomio chiamati da Terence Hill, che non riescono a mettergli la camicia di forza. Allora, questa è la storyline complicatissima da spiegare. Per la prima volta ho dovuto prendere appunti, perché vedi, c'ho anche la penna, perché era troppa roba. Io ho amato questa storyline, però indubbiamente una confusione immensa. Stiamo a cavallo tra 98 e 99, finger poco doom dall'altra parte, attenzione, guardate il nostro video. Cosa succede? Undertaker a Raw chiude nel frigorifero, nella cella frigorifera. Ora io ti chiedo, Francesco, perché in un'arena c'è la cella frigorifera? Per le bistecche di Vince McMahon, che ama mangiare la bistecca. Probabile. E porta Austin sullo stage e ci regala questa fantastica immagine in cui crocefigge Austin, e c'è questa immagine veramente iconica di Undertaker. Ragazzi, guardate cos'era il wrestling nel 99. Cioè, tu accendevi la televisione e vedevi questa immagine.
Andiamo a Buried Alive, che è, se non mi sbaglio, il penultimo in Your House o il terzultimo della storia della WWE. Cosa succede in Your House? C'è questo Buried Alive, quindi perde chi resta sotterrato, chi dall'avversario. Undertaker sta per vincere l'incontro, arriva Kane, butta Undertaker con un'esplosione nella fossa e Undertaker viene sconfitto e sparisce per un po', per qualche settimana. Intanto arrivano sulla scena gli Acolytes. Chi sono gli Acolytes? Farouk e Brad Shaw, che hanno come manager lui. Chi è lui? Molti lo conoscono come Don Callis. Come? Sì, Don Callis, attuale gestore di Impact Wrestling, grande amico di Chris Jericho, Kenny Omega, eccetera. A volte lo vedete anche a Dynamite, insomma, un personaggio importante del wrestling. Allora, lui in quel periodo si chiamava The Jekyll, era il manager degli Acolytes, e quando gli Acolytes lottavano sul ring, lui faceva il commento e diceva che lui era guidato da una higher power, cioè da una un potere superiore. Quindi, ragazzi, gennaio 99 noi sentiamo per la prima volta da questa persona, che non era nessuno all'epoca, perché lui era molto bravo, molto in voga in ECW, ma in WWE era il manager di un tag team che per quel momento era un low card tag team, sì, no? Ebbe anche un periodo di Right to Censor, no, se non sbaglio. No, quello è Steve Richards, si somigliano molto. Allora, cosa succede, Francesco? In quella puntata di Rio arriva quel che sarà poi Mideon e parla con X-Pac negli spoiler, e dice: guarda, io sono qui perché lui mi ha chiamato. Lui chi? Succede che gli Acolytes picchiano Mideon, lo mettono in una macchina e se lo portano. Al Raw successivo, Mideon viene sacrificato e gli viene messa la T di Undertaker sulla fronte, e Undertaker si rifà il look e si presenta in questa maniera, che secondo me è la maniera più figa in cui abbiamo visto, sì, Undertaker, anche con una nuova musica. Sì. E la stessa notte Mabel, ex vincitore King of the Ring 95, Viscera, viene picchiato dagli Acolytes e diventa Viscera. Così si forma la Ministry of Darkness. Questa è la formazione originale. Fondamentalmente erano degli amici di Undertaker, perché questi sono amici di Undertaker. Esattamente. Perché alla fine sono dei jobber, nel caso di Mideon, e Viscera, e poi dei, insomma. Però erano tutti grossi, no? Sì. Inizia questo feud tra la Corporation, che intanto si è formata e che vede The Rock campione, Shane McMahon, Vince McMahon, Big Boss Man, Test, Triple H, insomma, un casino di gente. E qui si vede la mano di Vince Russo, no? Stable, storyline, tradimenti, storyline in tutti i segmenti. E cosa succede? Che Undertaker punta Big Boss Man per arrivare a Vince McMahon, ma prima fa attaccare da questi scagnozzi suoi The Brood. Chi era The Brood, Francesco? Erano Edge, Christian e Gangrel, il gruppo di pseudo vampiri, quelli che si facevano il bagno di sangue, eccetera, eccetera. E li fa incorporare nella Ministry of Darkness, che quindi vede anche l'inserimento di Gangrel, Christian ed Edge, in modo tale da usare altri mid-carder, perché questo è un po' una fissazione di Vince Russo, no? Francia, l'abbiamo visto mille volte. Sì, sì, tra l'altro dobbiamo assolutamente sposare, perché almeno in questo modo, anziché far fare quei match inutili che te li dimentichi la settimana dopo, li inserisci in un qualcosa, gli fai fare una storyline. Esatto. Quindi cosa succede? Undertaker punta Big Boss Man, attenzione, e però per arrivare a Vince McMahon. Durante, in tutto questo, cosa fa Vince McMahon? Undertaker va sul ring e dice che il suo obiettivo è quello di distruggere la WWF, perché
appunto c'è un higher power che lo sta vuole che questo accada. Allora cosa succede? Che Vince McMahon chiama Kane e dice: Kane, io devi aderire alla corporation, in cambio ti prometto che tu non andrai mai in un manicomio. Ma chi è il ministro della salute? Che falso. A parte questa cosa bellissima, è bellissimo. Ci sono altre cose che non ho finito. Pensate, ragazzi, l'impatto che ha avuto questa storia dell'Higher Power, perché il pubblico vedeva questo Undertaker satanico che crocifiggeva la gente, e poi a un certo punto viene a sapere che c'è qualcuno che tira i fili di questa creatura demoniaca, quindi pensi chi potrà mai essere, no? Che ha il potere, certo, di comandare Undertaker. Anche perché in questo periodo la WWF ha riconquistato gli ascolti, è prima negli ascolti. Quindi c'è un problema, perché voglio dire, no, c'è un problema. Sta andando benissimo questa storyline. Allora, cosa succede? Succede che c'è un inferno match a Raw tra Kane e Undertaker, quindi con il... perde chi viene bruciato da queste fiamme che sono attorno al ring. Però cosa succede, Francesco? Succede che Paul Bearer dice: occhio Vince, che noi sappiamo delle cose su di te. E durante il commento a cui c'è Vince, a Vince viene fatta recapitare una scatola con dentro un orsacchiotto. Vince sta per lasciare il ring con questo stacchiotto, lui visibilmente scosso, arriva Undertaker e gli brucia l'orsacchiotto. Guarda la faccia. Questo stacchiotto appartiene all'infanzia di Vince, ragazzi. Allora, cosa succede? Si va avanti in questa storyline veramente assurda. Il giorno dopo a Raw, Triple H, che così dice: io ho dei problemi con Kane. Kane, vieni qua. Vince McMahon lo ferma. Perché? Perché Undertaker si è appostato fuori casa di Vince McMahon. Perché vuole rapire... lui dice sci. Attenzione, qui nessuno sapeva chi fosse Stephanie McMahon. Allora, cosa succede? Veramente Vince McMahon non sapeva cosa fosse la polizia in questo caso. Vince McMahon chiama la polizia, che gli dice: guarda che questa è solamente una... non abbiamo motivi per credere che ci sia qualcuno lì. Vince chiama a casa tua non c'è nessuno, attenzione. Doveva dire che era nero Undertaker, sarebbero corsi. E anche per pochi questo. Cosa succede? Ferme, che non ho senso niente. Ah, scusa, mi sono dimenticato la cosa importante, perché tutto sto delirio. Come si dice? Ancora. Allora, Vince dice: ok, resto qui. Triple H, Kane attacca Triple H sul ring. Arriva Vince, in realtà è Undertaker vestito da Kane, quello lì che sta attaccando Triple H. E va per picchiare Vince McMahon. Vince McMahon, per stoppare Taker, manda il suo bodyguard personale, che è Big Boss Man, contro di lui a WrestleMania 14, in un Hell in a Cell. In un Hell in a Cell tremendo, che come si conclude, Francesco? Con l'impiccagione di Big Boss Man. Adesso io ce l'ho la foto, però magari non la mettiamo. Sì, perché ci oscurano sicuro il video. Però andatevela a cercare. Allora, il giorno dopo, a Raw, dopo WrestleMania, bello però, cioè, match tremendo, però finale bello. No, pazzesco. Allora, Stephanie McMahon viene rapita dalla Ministry of Darkness il giorno dopo. Intanto Stone Cold Steve Austin dice che continua il suo feudo con Vince McMahon, perché in tutto questo c'è anche Austin che ce l'ha con McMahon. Allora, cosa succede? Che Stone Cold va sul ring e dice: io non voglio più questa cintura della WWE, voglio la mia personalizzata con i teschi. Dice: ma dove sta la mia cintura? La cintura l'ha portata Stephanie McMahon il giorno prima a casa dei McMahon.
Allora dice Vince, ok, adesso chiamo Stephanie e andiamo a prendere questa cintura. Ebbene sì. Ma Stephanie non si trova perché è stata rapita. È stata rapita dalla Ministry, che vuole sacrificarla. Cosa succede? Che Ken Shamrock, che è della Corporation, va alla ricerca di Stephanie, trova Christian e dice, Christian, dammi... dove sta Stephanie? Christian riconsegna Stephanie alla Corporation e per questo Christian verrà massacrato dalla Ministry of Darkness e cacciato e il Brood sarà cacciato dalla Ministry of Darkness. Cosa succede? Che però Stephanie alla fine viene rapita. E lì a poco poi faranno altre cose, no? Esatto. Cosa succede? Che Stephanie viene rapita dalla Ministry of Darkness. Perché? Ma non per essere sacrificata, bensì perché Stephanie dovrà sposare Undertaker in un rito satanico, ovviamente, in un'unione sacra officiata da Paul Bearer. Cosa succede adesso? Succede che Undertaker, chi va a salvare Stephanie McMahon? Ci prova Test, che più avanti ritroveremo, ci prova Triple H, ci prova Shamrock, ci provano tutti, ci riesce Austin, che riesce addirittura a crocifiggere Undertaker. A questo punto, nel Raw successivo, ragazzi, queste cose succedono a voi. Pardon, nella settimana successiva c'è la puntata pilota di SmackDown che si tiene di venerdì. È una puntata pilota, non inizia SmackDown, che inizierà qualche mese dopo. In quella puntata pilota nasce la New Corporation, perché Shane McMahon caccia Vince McMahon dalla Corporation dicendo tu devi pensare a difendere Stephanie. A noi della New Corporation, anche a noi ci sta parlando qualcuno dall'alto, togliti di mezzo. E io, Francesco, qui mi fermerei, perché già sono 22 minuti di video, perché adesso, nel prossimo video, andremo a fondo in quello che molti di voi già sapranno chi poi sarà l'Higher Power, ma voi non sapete forse le opzioni che c'erano per questa Higher Power. Chi doveva essere. E comunque, ragazzi, il motivo per cui vi stiamo raccontando tutta questa storia così assurda è per farvi capire com'era bello quando Ro era una telenovela. Cioè c'erano queste storyline così lunghe che duravano mesi, in cui non ci si dimenticava da una settimana all'altra cosa si stava facendo, c'erano questi misteri da scoprire, tutti avevano un ruolo e c'era storytelling, che è quello che manca oggi al presto. Hai detto una cosa grandissima. Quello che faceva Vince Russo, ovviamente coadiuvato da Pritchard, perché Vince Russo, messo in un contesto in cui viene comunque controllato, è una grande fucina di idee, però Vince Russo ci teneva affinché ogni puntata avesse una storia principale e attorno ad essa girassero altre storie, cosa che adesso non succede, ovviamente, o succede molto molto raramente. Ragazzi, noi faremo un altro video su questa storia, che sicuramente sarà stata raccontata altre volte, ma voi forse non vi aspetterete mai cosa ci poteva essere dietro la Higher Power. Francesco, io ti saluto. Al prossimo video. Ciao ragazzi!